Questa settimana a Inter Football Academy, che giù Pinamonti entra in area di rigore, Pinamonti cerca il destro e trova il gol dell'1-1. Speriamo che tra 15 giorni in campionato si riesca a fare questo benedetto risultato. Santa Roma vuole mettere subito in mezzo, tocco morbido, Suare con il piattone, dopo 55 secondi l'Inter è in vantaggio per 1-0. Siamo riusciti ad allungare un po' sulla terza in classifica e questo era importante. Interrenate per la Berretti al centro sportivo Borsellino di Peschiera Borromeo con la squadra di Gianmaria Corti, che vuole continuare a difendere il primo posto in compagnia del Como. Parte bene la squadra nera-azzurra con Rada che si libera il tiro, ma c'è la parata di Stucchi. Stucchi protagonista anche poco dopo sul tiro di Brignoli, che controlla, prende la mira e calcia. Tiro centrale. Per poco però Stucchi non commette un clamoroso errore per recuperare la posizione. E anche il pallone Inter, che al terzo tentativo riesce a trovare il gol del vantaggio su un incredibile errore da parte della difesa ospite. Russo ne approfitta, apre poi molto bene il piattone sul palo lontano. Stucchi è battuto. Inter 1, Renate 0. Vantaggio dunque interista con Russo, che legge bene la linea di passaggio, entra in area dalla sinistra, poi apre un bel piattone a giro sul palo lontano. Stucchi si distende ma non può arrivarci. Inter che allora riesce finalmente a sbloccare la partita, ha trovato il primo gol della gara. Inter che prova a cercare subito il secondo e riuscirebbe anche a farlo con Russo. C'è però il fischio dell'arbitro per il fallo commesso dal giocatore interista. Anche nella ripresa la formazione di Corti continua a farsi vedere in attacco, sfruttando questa volta anche i palloni lunghi. Russo, appostato sul secondo palo, viene anticipato da Mutti, era già pronto il numero 7 a trovare anche la sua doppietta personale per vedere un tentativo del Renate. Bisogna aspettare il tiro di Gallo, che si fa trovare sul secondo palo ma non trova lo specchio della porta. Spazi che si aprono perché Renate si scopre, il lancio di Damo per Vitali è ottimo, non c'è posizione di fuorigioco, il controllo del numero 9 sponda in mezzo per Rada, che sbaglia clamorosamente a porta vuota, beffato anche dal rimbalzo del pallone. Inter a un passo dal 2-0. A questo punto è il Renate che ritrova coraggio, complice l'errore sotto porta dell'Inter. Il cross mette in difficoltà Dekic, che recupera la posizione e smanaccia. Arriva poi il fallo in attacco di Caferri, che va a commettere fallo di mano. Sfuma questa occasione per il Renate, l'ultima occasione del match arriva ancora per i nerazzurri, che cercano il gol del 2-0, tocca fondi su lancio di Damo, va vicino al raddoppio, ci prova poi ancora Vitali, il suo tiro è però murato. Inter che non riesce a trovare il gol del 2-0, ma riesce comunque a trovare tre punti molto importanti. Inter Renate finisce 1-0. Trova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.